colorazioni sono abbastanza scure. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, finalmente un nuovo video dove spacchetto, questo braccialetto sta già rompendo le palle. Ho passato un periodo molto travagliato, mi sono anche raffreddata, poi ho avuto insomma le mie cose e il mio umore era anche un po' a terra perché, come sapete, ho passato da poco il mio giorno scuro, ossia l'anniversario della morte del mio papà. E quando ci sono questi periodi, quando c'è questo periodo soprattutto, Gloria si isola e diventa un tutt'uno con il mantello dell'invisibilità. Oggi però sono qui a registrare questo video perché sono molto contenta di aver ricevuto tutta questa roba, non vedevo l'ora di farvela vedere. Però prima di iniziare vi ricordo di attivare le notifiche per non perdervi i nuovi video e attivare appunto la campanella. Non vedevo l'ora di registrare, oggi avevo una voglia particolare di parlare, di chiacchierare con voi. Sarà un video veramente estremamente lungo, quindi sedetevi, mettetevi comodi. Stavo appunto pensando di... Ma questo rossetto? Favola! Se vi siete persi le novità make-up nell'ultimo periodo, c'è Gloria che vi ricorda le ultime uscite, perché ho ricevuto qualsiasi cosa da qualsiasi azienda e io chiedo scusa a queste aziende se mai guarderanno questo video perché non ho fatto le storie, ma volevo tenere la suspense un po' per questo video, non volevo spoilerarvi troppo, anche se in realtà non è che seguite solo me, quindi gli stessi pacchi che ho ricevuto io li hanno ricevute anche le altre persone. Quindi vabbè, niente. Partiamo dal primo pacco, questo qua, che è un pacco molto speciale perché prima vi anticipo una cosa. Se parlo così è perché sono stupida e se vi dà fastidio mi dispiace. Volevo allungare i capelli, cioè volevo mettere l'extension, ok? Ho avuto questa malsana idea. Ma perché il mio collo è storto? Mi è venuta voglia ultimamente di applicare l'extension, volevo proprio farmele applicare quelle fisse, belle, per avere i capelli lunghissimi, ma me le hanno sconsigliate perché i miei parrucchieri, dove vado io, appunto, mi hanno detto che comunque oramai sono lunghi, poi li dovrei alleggerire e scalare di tanto per poter far sì che le extension non si vedano in modo netto, quindi ci sarebbe stato da fare un bel lavoro e io ho deciso di non allungarle più, cioè mi sono fatta convincere, in effetti avevano ragione, perché in realtà sono cresciuti veramente tanto, cioè escono pure fuori dall'inquadratura e sembrano lunghissimi, questa cosa mi fa super super piacere, però voglio sfidare la capacità dei miei capelli di allungarsi in così poco tempo prendendo delle vitamine. In passato ho preso altre vitamine, questa volta voglio parlarvi di queste vitamine che spero facciano tantissimo. Sono le Hair Burst, non so come si pronuncino, comunque sono loro. È un brand londinese, guardate che carine le confezioni, come sono pucciose, stanno tra l'altro da Dio con lo sfondo e sono appunto shampoo e conditioner. All'interno c'è l'avocado e il cocco, sono senza SLS e parabreni. Poi mi hanno mandato questo che è un elisir per l'allungamento dei capelli, guardate anche questa confezione quanto è bella, ecco se dovessi fare dei prodotti li farei proprio così, ancora più pucciosi se possibile. E anche qua contiene cocco e avocado e riduce la perdita dei capelli. Poi mi hanno mandato questo che è un siero per le ciglia e sopracciglia, quindi dovrebbe aiutarci a far sempre allungare tantissimo i nostri pelucchi. E finalmente vi posso far vedere loro, che sono le confezioni di vitamine per i capelli con all'interno la biotina, che è l'ingrediente principale per far sì che il vostro capello cresca più velocemente. Ovviamente non aspettatevi di diventare Rapunzel, però a me di solito le vitamine fanno un bellissimo effetto, quindi non vedo l'ora di scoprire di quanto si allungheranno. Se la media è di 1 cm al mese per persona, penso a me già si allungano di 2 cm al mese con questi Rapunzel. Al suo interno contengono anche lo zinco, sono vegani, un sacco di altre vitamine come la A, la B6, la B12, la C, la E, quindi fanno anche bene al vostro corpo. E sono a forma di unicorno, vegane, bellissime, non vedo l'ora di iniziarle. Vanno prese, mi pare, 2 pastiglie al giorno. Vov, ma stupenda! È bellissima, adoro! Wow! E ci metterò dentro tutti questi prodottini che porterò su perché dovrò appunto assumere le mie vitamine. Ma sono veramente a forma di unicorno, guardate che carine! Oh mio Dio! Una. Ah, si appiccica i denti. E due. Sanno di caramelle, al limone tipo, neanche. Non so se c'è un codice sconto, nel caso ve lo scrivo qui, ve lo lascio nell'info box, o se mi seguite su Instagram ve lo lascio su Instagram, quindi state attenti anche su Instagram che probabilmente ci saranno delle storie.
Che ne dite? Partiamo da Nabla? Allora, mi è arrivata questa pochette contenente alcuni dei prodotti, perché poi altri sono lì, della nuova uscita, la Mystic Palette. A parte la pochette che è bellissima, mi piace un sacco il colore e anche la forma. Ho ricevuto tutti questi prodotti che sono le colorazioni del rossetto liquido Dreamy. Super curiosa, non vedevo l'ora di spacchettarli perché i colori ancora non li ho visti. Questo è il prodotto, guardate che bello il pack. Wow! Questo è Eve. Questo è il colore, appunto, molto molto bello. Poi abbiamo My Rules, che è questo qua. Penso che adesso me lo swatcherò da un'altra parte perché... Poi c'è Hedonist, che è sempre un nude bellissimo, come vedete. Poi c'è Mood for Love. Lo sto sbocciando ogni volta in parti diverse. Poi c'è Vicious, che è questo qui, bellissimo, scuro. E per ultimo abbiamo Adam's Dream. Bellissimo anche questo. Guardate questa che... No, vabbè, il pack della Glimmer Light è qualcosa di... Vov. È in plastica rigida e all'apertura si presentano queste tre meraviglie che adesso vi swatcho. È super morbida la texture, burrosa, quasi burrosa, ecco. E ve la swatcho qui. Guardate quanto illumina. Favola. E voilà. Questo è quello più aranciato, dorato. E questo è il colore dell'ultima cialda, bellissimo anche questo. E da Nabla per adesso è tutto. Mi ritrovo con sotto la mega box della Sassy Collection uscita qualche tempo fa. Per questa collezione hanno fatto uscire due pennelli, uno viso e uno labbra, finalmente un pennello labbra per poter stendere al meglio i rossetti liquidi o i rossetti stessi, o comunque delineare bene i contorni delle nostre labbra. E poi abbiamo due palette viso e 5 rossetti. All'interno della palette troviamo queste tre colorazioni, queste tre cialde bellissime, un illuminante, un blush e una terra. Anche la consistenza di questo illuminante è qualcosa di bellissimo e guardate quanto brilla. Mentre per la Badass Lady, questa qua era la Classy Sassy, guardate che belle anche queste cialde qua, tipo lei, voglio provarla subito qua in video perché l'ho provata nelle storie, ma forse non si vede la potenza, cioè... Ciao, proprio questo effetto metallico. Mentre le colorazioni dei rossetti ve le faccio vedere subitissimo. Questo è il pack esterno di questi rossetti di questa collezione e vi faccio vedere Dirty Mind, che è proprio un rouge super power. Guardate quanto è bello. Poi abbiamo la punta di diamante, come dice Cindy, di questa collezione, che è Sassy Queen, e questo è quello che lei sta utilizzando praticamente sempre. Guardate quanto è bello. Poi c'è Pazzesca, questa è Pazzesca. Poi abbiamo Bare Red, che è un rosso un po' più acceso. E per ultimo il mio preferito, Dark Heart, perché è il mio colore, non ce n'è. Cioè, merita uno spazio tutto suo. Guardate quanto è bello. Questi rossetti lasciano questo colore di base, cioè più stanno sulle labbra e più appunto le labbra si tingeranno del colore che avete utilizzato, perché secondo me è una bella cosa. Quando va via il rossetto non va via in modo netto, ma va via, fa anche la rima, va via in modo graduale, quindi colorando le labbra sotto non si vede tanto lo stacco di dove non avete il rossetto. Da Coty, questo brand qui, mi sono arrivati dei rossetti, sì, dei rossetti, ciao, degli smalti di Sally Hansen, che sono questi. Abbiamo una base, un color rosso, sobrio, e un top coat. Io purtroppo non li potrò utilizzare sulle unghie perché ho rifatto le unghie in acrilico, quindi... Ah, questo è il giro, mi sa che l'abbiamo fatto in gel, sì. Quindi non posso provarli, e vabbè, però comunque... Ci sono sempre gli arti inferiori. E poi ho ricevuto questi prodotti della Rimmel. Abbiamo un rossetto, il 550 Thirsty Bae. È molto scorrevole, molto burroso, si è sciolto all'istante appena l'ho provato, quindi penso che questo non sia come gli altri. Magnifies Crimson Edition. Wow, che è questa palettina qua. Fatemi sapere se voi l'avete provata, come vi trovate, o se volete che faccia un video con i prodotti magari di questo brand, non lo so. Poi abbiamo due smalti, un bordeaux e un rosso, molto carini, tutto bordeaux e rosso, fantastico. Sangue.
Una matitone doppia con ombretto e casual. Ma arriviamo alla parte divertente, aprire i pacchi Sephora che mi sono arrivati perché sono veramente tanti. Per prima cosa vi tiro fuori questa meraviglia che è una lucina di questo pinguino. Da Sephora vendono anche le luci, carinissimo tra l'altro. Adesso lo spacchetto e lo porto su. Questo shampoo riparatore della Virtue Labs, non so se avete mai sentito questa marca, ho veramente tanti shampoo balsami da provare sto giro. Wow, questo si chiama Ren. Non ce la faccio, troppi ricordi. Ren Clean Skin Care. Questo qui è un tonico illuminante, quindi vi illuminerete d'immenso e brillerete di fianco a Ren. Questo è un cleanser, grazie. Io faccio fuori bidoni di cleanser perché quando mi trucco power ultimamente, cioè nel senso metto un sacco di eyeliner. Poi sto utilizzando di nuovo ombretti scuri ed era da un sacco che non utilizzavo ombretti scuri e ultimamente mi è venuta anche un'allergia agli occhi, infatti per questo che mi vedete leggermente struccata, sobria, senza ciglia finte, perché non posso attaccare niente. Infatti ho rischiato oggi a truccarmi così, sicuramente stasera mi pruderanno un sacco gli occhi. Comunque questo è della Tata Harper, un cleanser rigenerante, si può utilizzare tutti i giorni ed è sfogliante. Ah, e poi tra l'altro è travel friendly, quindi potete utilizzarlo anche in viaggio. Questa ero super curiosa di provarla, ho sentito delle ottime recensioni. Di Marc Jacobs, la Youthquake, una crema giorno super idratante ed è gellosa, quindi proprio acqua pura. Vediamo la confezione dentro, io adoro i pack di Marc Jacobs, sono tutti simili e guardate che figa. Secondo pacco di Sephora, vi tiro fuori subito questa meraviglia di Face D. Contiene all'interno un sacco di prodotti skincare, come ad esempio l'acqua micellare spray che io ho amato alla follia. All'interno c'è anche una crema con SPF 15, un contorno occhi che io metto ogni tanto e mi alterno parecchio contorno occhi. Non mi dispiace, non è il mio prefe, però non mi dispiace. Si assorbe velocemente e rimane corposa come crema. Non ho notato grandi miglioramenti con questo contorno occhi perché in realtà forse non lo utilizzo spesso, non lo so. E un'altra cosa, non lo utilizzo mai prima di truccarmi perché mi crea una patina strana, quindi lo utilizzo la sera e basta. Poi all'interno c'è anche l'anti-aging mask, super idratante, effetto istantaneo. E poi le maschere da mettere sotto gli occhi, che queste invece ho utilizzato e mi sono piaciute. Questi sono i prodotti, non ve li sto ad aprire perché tanto ve li ho appena elencati. Questo invece si è aperto, di Kat Von D, un pacco natalizio da mettere anche nell'albero, cioè sull'albero. Wow, abbiamo un rossetto liquido rosso ovviamente. E poi abbiamo il mascara, ma che carino è! Come si chiama? È il Go Big or Go Home, che è il mascara di Kat Von D mini size, sembra un rossettino anche questo, è molto comodo da portare in giro. Sempre travel size, questo pacchettino di Pixi con all'interno, penso siano tonici. Sì, sono dei tonici! Oh, si è tirato un tot con quel tonico! Il Glow Tonic, che a me è piaciuto veramente tanto, ve lo consiglio di utilizzare la sera. L'acido glicolico quando uscite di giorno con i raggi solari non è il massimo, quindi la sera questo. Poi c'è questo, il Vitamin C Tonica, che non ho ancora avuto modo di provarlo. Infatti ho un sacco di prodotti sempre di Pixi, tutti quelli con della linea vitamina C. Questo invece è la rosa, è super idratante, mi è piaciuto tanto. Qua invece abbiamo la palette di Natasha Denona, guardate quanto è fica! Mi piace un sacco il pack, minimal, però super lussuoso e ovviamente volevo provare lui. E vabbè, ciao! Ciao raga! Addio, è stato bello! Oh mio Dio, questo verde! Oh mio Dio, voglio provare questo verde sul rosso! Wow! Questo invece della Face D è il Pure Lift Elastic and Collagen tonico, penso, cos'è? Una specie di siera al collagene ed elastina che tonifica la pelle. Wow, della Face D sempre, proveremo. Questo di Alpha H, non vedo l'ora di provarlo perché è una maschera con l'oro liquido all'interno, con l'acido lattico. Wow raga, che bomba! Anche questa non vedo l'ora di provare e non ho capito bene che cos'è. Allora, aiuta a controllare l'eccesso di sebo, di olio, di imperfezioni e riduce i rossori. Come si utilizza? È un siero? Cosa sei?
Allora, applicare la mattina o la sera dopo aver pulito l'area, appunto, tutta la vostra pelle. C'è lui. Anche qua, fatemi sapere se qualcuno di voi ha provato questi prodotti. Ditemi come vi siete trovate. Per ultimo, Egyptian Magic ha fatto questa crema multiuso per la pelle. A base di miele e olio d'oliva, 100% naturale. Ne parlano strabene di questo brand. Infatti io ho tipo una crema, un vasetto bianco che ancora non ho provato. È tipo una roba che puoi utilizzare ovunque, anche per spadellare gli gnocchi, penso. E molto contenta di questa mini size, così almeno non mando a male l'altra che è enorme, provo questa. Non so tra l'altro se è la stessa cosa. Vabbè. Poi abbiamo questa mega scatola da Jouer. Ho già provato, mi hanno rimandato la maschera idratante da notte, questa qua, che io faccio fatica ad utilizzare perché mi impastrugno tutta. La maschera rimpolpante ai fiori di ciliegio antiossidante, eccola qua. Poi mi hanno mandato quella all'argilla purificante ai fiori di loto. Wow, questo brand ha delle cosine che mi piacciono. Non tutte, non sono andata d'accordo con tutte, però la maggior parte non sono per niente male. E poi la minerale sbiancante, che era minerale schiarente. Quindi sarà la mia preferita. A me piace essere cadaverina. Ah, tra l'altro queste erano quelle Trick or Treat, Trick or Mask dell'edizione natalizia. Sì, natalizia. All'uignono, ma io ovviamente le ho aperte adesso. Poi mi salta all'occhio il Brow Styler di Benefit, che terrò qua per utilizzarlo. Oggi ho usato, tra l'altro, ho usato la Precisely di Benefit. Mi è piaciuta tanto. Devo dire che ci ho messo 3 secondi a fare sopracciglia e le ho fatte pure bene. La Brow Styler 2 in 1. Quindi abbiamo da una parte la polvere e dall'altra la matita in la matita cuerata. Quindi si fissa automaticamente. Proverò anche qua, vi dirò. Clio Makeup Shop invece mi ha mandato la nuovissima Beauty Love, la palette. Figa, guardate che bella. E voilà, questi sono i colori al suo interno, wow. Non l'avevo ancora vista onestamente, quindi la sto vedendo in video per la prima volta con voi. Wow, ma questo Brave, proviamo Brave, Sweet e Radiant. Vov, ciao. Ciaone, ma guardate, cioè ho appoggiato il dito appena, guardate come sono belle. Che poi ogni volta che faccio questi video non è che mi preparo le salviette struccanti, no, rimango con la carta e basta. E in più mi ha mandato 2 nuove colorazioni dei Creamy Love. Kiki, do you love me? Che bello il pack dei rossetti di Clio, sono troppo carini. Mi ricordano quelli coreani. Bello, Kiki, ci piace, approvato. Guardate com'è cremoso, luminoso. Oh mio Dio, ma questo? Spice Rouge, cos'è? Wow, no raga, ma che bello è. Da Pupa ho ricevuto anche un sacco di cosine che farò fatica a swatcharvele. Gli illuminanti liquidi fluidi, sempre della stessa linea Glow Obsession, abbiamo un illuminante compatto e 2 creme compatte sempre illuminanti viso. Oh mio Dio, è in crema? Raga, sì, è in crema, ma che figata! Wow, molto bello! È sottilissimo, però ci piace. A parte questi grumettini che ha fatto durante la stesura, vi consiglio di prelevarne poco perché sennò fate sta roba. Poi c'è questa pochette con all'interno un sacco di colorazioni di sempre rosse di smalti. Un sacco di rossetti effetto metallico I'm Divine. Proviamone uno. Lo 003. È un rosso. Non so come mai, ma questa cosa è divertentissima. Ho 4003, quindi sempre lo stesso rosso. Penso abbiano sbagliato, non lo so, oppure volevano farmi un rifornimento a vita degli 003. The Dark Side of Beauty abbiamo... Qua abbiamo degli ombretti invece bellissimi, super metallici. Ecco, sì, proprio qua. Io volevo swatcharlo proprio qua, cioè nel senso in questo incavo, qua proprio. Ha una base grigio scuro con le perlescenze blu, quindi è perfetto secondo me per fare un bello smoky. Infatti ombretto smoky multi riflesso, c'è anche scritto Gloria buongiorno. E qua abbiamo quest'altro colore. Ma raga, sono stupida, cioè veramente sono stupida o mi hanno mandato le stesse colorazioni? No, sono stupida perché lo 02 non l'ho aperto. Wow, guardate questo che bello. Questo invece è tipo un verde dorato. Che
Tra l'altro gli smoky sono un po' abbandonati, cioè non li fa più nessuno. Poi ci sono due matite, sempre della linea The Dark Side of Beauty, la 01 e la 05, che sono delle Kajal. Non riesco a vedere i colori, ma penso siano gli stessi degli ombretti che mi hanno mandato. E questo meraviglioso smalto, guardate che bello. Questa azienda, che si chiama Iroha Nature, la trovate su Amazon se non sbaglio, mi ha inviato tempo fa dei patch da mettere sotto gli occhi dorati al collagene con l'oro 24 carati, che proverò. Questi non vedo l'ora veramente di provarli perché me ne hanno parlato super bene. Finalmente siamo arrivati all'unboxing di questi prodotti, che quando mi hanno contattato stavo urlando perché la prima palette che ho preso di questo brand l'ho presa a Los Angeles. Ero troppo esaltata perché mi sono innamorata subito della confezione, del pack proprio, dei colori in sé e della scrivenza e della resa di questi ombretti. L'ho pagata un occhio della testa, ma ne è valsa la pena, cioè veramente una spesa che rifarei. E quando mi hanno contattato ho urlato, perché ho detto: oh mio Dio, ma veramente, cioè tu mi vuoi mandare davvero questi prodotti? Sto parlando di Pat McGrath, questi sono i prodotti che mi ha mandato. Questa palette che non ho ancora aperto e non mi sono guardata le storie degli altri per non rovinarmi la surprise. Come ogni palette di Pat McGrath si apre in questo modo. Come ogni palette di Pat McGrath abbiamo il nero e il dorato, un po' tipo Louboutin, che lascia questa sua firma con il fondo, con la suola rossa, insomma. La suola rossa sì che costa un sacco. Mothership 5. Meraviglia di questi colori, mio Dio, sto per svalvolare. Fatemi sapere se volete, oh mio Dio raga, se volete un video dove utilizzo questi prodotti. Ciao, ciao. Guardate qua che meraviglia. Ogni cialda, cioè ogni colore ha una sua texture. È favolosa questa cosa. Wow, wow, quello sotto molto simile proprio aranciato, l'altro un po' più rosato azzurrino. Wow, no raga, ma dai, ma davvero? Beh, proverò questa palette molto presto, magari in un video di Instagram, perché ci metto meno e non devo chiacchierare, e ve lo carico subito. Sempre dal brand mi hanno mandato anche un rossetto, ma io volevo, non so più parlare. Io vorrei spendere qualche parola sul packaging, cioè... No, non è vero. Non voglio spendere parole, non ce n'è... Non ci sono... No, cioè... Raga! Rosso, ovviamente. Questo, tra l'altro, è un rosso con delle perle rosate. E questa colorazione si chiama Blood Rush 137. Poi abbiamo questi bling bling, che sono degli ombretti. Non voglio aprirli, sono troppo carini. Questo è un colore stranissimo che non riesco a descrivere, tipo un grigio con all'interno delle perle dorate, non capisco. E questo oro, cioè questo è tutto oro, wow. In più, super curiosa di provare lui, che è il fondotinta Skin Fetish. Io avevo scelto la 3, purtroppo non ce l'avevano, mi hanno mandato la 4. Spero vivamente che non sia troppo scuro. Pacchetto di sigarette Chic. Unboxing live. No, vabbè, ma guardate quanto è chic. È bellissimo. Penso che la colorazione vada bene. Wow! Oh mio Dio, sì. Sì. Sì, sto godendo. Oh wow! Meno male, cavolo, mi sa che questo è perfetto. Allora, è molto leggero, però pigmentatissimo. Cioè, dovrei stendere solo questo fondotinta per provarlo. Però per adesso sembra molto figo, leggerissimo. Cioè, mi vergogno di questa mano. C'è un altro prodotto, un altro rossetto. Questa è un'apertura diversa perché penso sia di un'altra linea. Stessa apertura della palette. E si apre così, rotolando verso sud. Questo, come vedete, è tutto nero con le labbra e alcuni profilini dorati. Ed è matte. Ed è tipo vellutato. Oh mio Dio, non so come farvelo vedere. Guardate quanto è vellutato. Bellissimo questo. Ma passiamo alla Dreamy di Nabla. Questa è la box storta. Misticanza. Questa è la scatola, guardate quanto è bella. E all'interno ci sono i tarocchi. Ovviamente non tutti, io speravo di ricevere dei tarocchi. Questa qua, il retro fatto così, sono bellissime. Coraggio. Lealtà, questo penso sia lealtà. E Widsomaker, tipo la visione del terzo occhio. Boh, fortuna, bellissimo. Fortuna è la mia prefe. La palette è sparita. Dov'è la palette? Raga, è veramente mistica, cioè, è sparita.
Questa è la palette, guardate come sta bene con lo sfondo, potrei fare già un video makeup così. E al suo interno ci sono questi colori. Io avevo commentato New Past, che mi era innamorata, perché è uno dei colori che utilizzo di più quando mi trucco. Anche quello di fianco viola, che non riesco a leggere da qua il nome, e quello in basso un po' più scuro, il più scuro di tutti. Mi ispirano tantissimo. Poi vabbè, io sono tipo una gazzaladra che appena vede i bianchi o i dorati, vi faccio vedere Lucid Dream. Wow! Huda Beauty mi ha fatto riderissimo, perché era un po' che non mi inviava delle cose, perché c'erano problemi con la dogana. Mi hanno mandato due pacchi separati, di cui uno 4 rossetti, un pacco grosso così con dentro 4 rossetti e tutta plastica, e l'altro invece con le altre novità, tipo queste, che sono le hoodie numero 23, che non vedo l'ora di provare perché io adoro le ciglia ciuffetti. Tra l'altro la cosa di queste che ho notato è che sembrano su fatte tipo doppie, su un doppio strato di ciglia, non sono fatte su un unico strato che quando le vedete di profilo hanno solo un verso, cioè qua sono un po' spettinate, doppie, bellissime. Poi mi hanno mandato lei, che è una palette occhi, che anche questa sta molto bene con il mio sfondo. Ma questa qua è la nuovissima Mercury Retrograde, che vi faccio vedere subito. Io ho un problema con queste plastiche dai mille colori, cioè sono proprio belle. Questa è la palette. Wow! Questi sono i colori. Bellissima. Cioè, anche qua, se io avessi un brand di make-up, lo farei così. Cioè, con questa cosa. Bellissimo. Copiate pure. Sinceramente non so cosa provare. Tipo, Supermoon. Wow! Guardate che bello. Questo qua, Gold Glitch, guardate che bello. Mercury, bellissimo. Raga, ma che me lo dico a fare? Fatemi sapere voi che video makeup vorreste, cioè quali brand vorreste che vi mostrassi nei prossimi video makeup qua su YouTube, mentre su Instagram posso usare un po' di tutto, perché tanto, ripeto, sono video un po' più veloci da fare. Poi mi hanno mandato questi tre prodotti che sono... Oh, queste sono delle palettine occhi. Oh, guardate che carina. No, vabbè, bellissima, bellissima. La Nude Medium invece è fatta in questo modo. Wow. Secondo me qua il cioccolato vince. Sì. Queste invece sono le colorazioni dei rossetti che mi ha mandato e sono molto belle, mi piace un sacco questo e questo. Scusate, ce n'erano altri due. Wow, guardate che belli. L'eyeliner, il lifeliner, che me ne ha parlato forse bene Cindy di questo, non vedevo l'ora di provare e ce l'ho anch'io. Cambiando brand, abbiamo We Makeup che mi ha mandato questa box, ma non so che cosa c'è al suo interno. C'è questo pacchettino e un pennello. È un pennello per le sopracciglia. Ah, hanno fatto i brow gel. Gel sopracciglia. Allora abbiamo questo. Sì, vabbè, ciao. Questo è il colore delle mie sopracciglia. Questo è perfetto. Sono curiosissima di sapere la durata di questi brow gel, che sto togliendo col fazzoletto, a parte che si sono coperti di glitter, ma non se ne vanno. Fantastico. Da Benefit invece ho ricevuto questo bellissimo camper in latta. Anche questa è un'ottima idea regalo per Natale. Abbiamo la Hoola, che è la famosissima terra di Benefit, il Gimme Brow, che è uno dei miei prodotti preferiti di Benefit, e anche quest'altro prodotto che adoro, il Roller Lash. Da Fito invece tutto viola, questo Emergency Hair Kit alla cheratina. Mi hanno mandato questo, che è uno shampoo riparatore alla cheratina, una maschera e uno spray, quindi uno spray da spruzzare sui capelli danneggiati durante lo styling. Ok, perfetto. Non è finita, perché oddio raga, c'è un sacco di prodotti. Da Astra questa box con all'interno i rossetti matte. Abbiamo tutti questi rossetti all'interno della box. Ho fatto wow, perché ne ho preso uno e ho provato a schiacciare e c'è un tastino sia sopra che sotto, perché mi sa che schiacciandolo, ah ecco, schiacciandolo esce il rossetto. Wow, ma anche questo è super velvet e bellissimo. Bellissimo questo nude. Wow. Io ogni volta che vedo i fucsia mi viene in mente Nicki Minaj. Jumping my hop, you, you, ah, oh, back. Beh, sì, ha vinto. Ha vinto. Ha stravinto questo. Guardate quanto è bello. Non è tanto matte, però, eh. Ma passiamo ad un altro tipo di prodotto. Perché si è sempre parlato di prodotti make-up in questo video, ok? O lampade, insomma, un po' tipo Ikea. Oggi parliamo di Shaka, che mi ha mandato anche lui qualcosa di viola. Lui, perché per me Shaka è un lui. Perché no, why not?
Oh mio Dio, cioè non sapete quanto riutilizzerò questo bellissimo cestino. Guardate quanto è tenero, è tipo in plastica morbida. E abbiamo tutti questi cerchietti, questo super glitterato, tutti prodotti per capelli, tutti accessori per capelli come queste mollettine bellissime. Oh mio Dio, cosa ho visto? Questa super sbrilluccicosa che appena la vede la Sara me la ruba. Queste stelline meravigliose. Cioè questo cuore. Wow, ma quanto sono carini. E adesso voglio provare lui. Ti senti un po' donna ottocentesca con questa cosa? Benefit mi aveva mandato la copia di me stessa. Il kimono, sto male. Voi le ritagliate e vi vestite. Da Rim l'ho ricevuto anche questa mega scatola. Non so cosa ci sia al suo interno perché, ripeto, alcune cose non le ho ancora viste. Cioè è la prima volta che le guardo con voi. Wow, wow! Abbiamo tutto il necessario per una base viso, quindi abbiamo il fondotinta, un primer e i correttori. Le colorazioni sono abbastanza scure. Questo è il karma. Questo è il karma, cioè numero 304 Almond e sembra della mia colorazione. Non ho idea di come siano i prodotti Rimmel, ve lo giuro, è la prima volta che li ricevo. Sempre da Astro ho ricevuto questi fondotinta, si uniranno alla box di fondotinta da provare e sono i Transformist Foundation più. Ah, sono fondotinta e correttori. Poi abbiamo il penultimo pacco, che ce ne sono veramente tanti qua di prodotti. Vengono tutti dalla linea Calier Spa. Mi hanno mandato un botto di cose, tipo questo è un gel all'aloe, gel viso e corpo, questo che è un elisir dorato per pelle e capelli, questo invece che è una maschera rigenerante, un balsamo capelli ristrutturante. Passiamo poi al bagno doccia divino, perché c'è l'uva divino, questa che è una mousse detergente lievigante, dovrebbe essere alla papaya, oddio è la papaya questa, comunque 99% naturale. E lo shampoo alla malva, extra delicato. E poi una crema soufflé soft corpo. Queste due che devo aprire una parentesina perché io li ho già visti questi prodotti di questo pacco e ho già provato la crema intensiva mani. Raga, un profumo. A parte che è carinissima la confezione, piccola, la potete anche portare dietro in borsa, non è invadente come confezione. E questa invece è una crema viso, sempre nella stessa confezioncina. L'altra era invece per le mani. Per ultimo invece il caffè. Sì, ciao. Per ultimo invece lo scrub al caffè e papaya. C'è sempre questa papaya di mezzo. È papaya. So già che mentre monterò il video dirò cogliona, non è una papaya. Raga, non ci credo, abbiamo quasi finito. Qua c'è una mega bag da parte di Pupa. Abbiamo tutte le novità natalizie. Mi hanno mandato la Naturally Sexy, che è questa palette con all'interno ombretti, gloss e rossetti. Andiamo ad aprirla insieme. Togliamo questa plastichina. E questi sono i colori all'interno della palette. Poi mi hanno mandato anche questi che sono Gold Me, Trio Frost Highlighter, tutta roba illuminante. Due prodotti occhi, due prodotti labbra e una polvere illuminante. Questo invece che è un profumo, non sapevo neanche che Pupa facesse i profumi, viola, Red Queen. Wow! Non male! Oh sì, vai! Oh yeah! Sì, sono in un campo di fiori. Guardate che carine con le due balenine. Ma questa da esporre è carinissima. Si apre a libro e all'interno ci sono questi. La baby balena. No, vabbè, ma che cucciole. E queste vi ricordo che sono una limited edition, quindi se volete regalarle o volete autoregalarvele a Natale. Qua ho ricevuto un po' di cose perché abbiamo Wet n Wild e... oh mio Dio! Della Face D abbiamo la Pool Peel Solution, questa, che dovrebbe essere diversa dall'altra. Queste che le ho quasi finite, perché le ho utilizzate quasi tutte, sono le maschere contorno occhi. Poi Dr. Jart mi ha mandato le Shake and Shot, che ci ho fatto anche un video dove le utilizzavo con voi, io le adoro, le Shake and Shot sono delle maschere divertentissime da fare e bellissime, proprio vi lasciano una pelle favola. Mi hanno mandato anche la crema da appendere sull'albero, della Ceramidin, questa qua, e sempre della linea Ceramidin, la box con all'interno maschera, il siero, la crema e il liquido, questo qua, anche questo da regalare, bellissimo. E per finire Wet n Wild, con mia grande gioia, mi ha mandato i mega jelly
highlighter, che sono diversi dai Mega Glow. Dovrebbe essere appunto geloso, infatti c'ha la protezione perché è tutto liquidino. E anche gli ombretti, che farò una fatica assurda a tirarvi fuori, sono degli ombretti sempre nella versione jelly, quindi blub blub. Raga, ho finito per adesso. Sicuramente gli altri pacchi ve li farò vedere poi su Instagram, quelli che arriveranno nei prossimi giorni. Comunque, spero che questo video vi abbia portato un po' di informazione nell'ambito make-up delle nuove uscite. Spero che vi abbia tenuto compagnia. Ha suonato il corriere, vado ad aprire. Niente, noi ci vediamo al prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi mando un grosso bacio. Ciao!